ho paura. Tranquilla Maria, ci sono ancora io, adesso passerà. Cosa ne pensi, ti racconto una storia? Sì, una favola, come quelle che mi racconti sempre. No Maria, questa volta sarà un po' diversa, perché ti racconterò di un mio ricordo. Sai, tantissimi anni fa, quando avevo più o meno la tua età, passai 2 anni in un campo brutto e sporco. Era un campo particolare, perché non c'era né la mia mamma né mio papà, non c'era né cibo e neanche acqua. Era molto molto brutto. Ogni giorno vedevamo persone e bambini morire per le strade del campo. Non mi avevi mai detto nulla di questo, nonno. Ti prego, raccontami di più. Ero a Teresi. Questo era il nome del posto dove vivevo. Un posto tanto tanto lontano da qui, in Europa, in uno stato che si chiama Repubblica Ceca. Quando sono entrato nel campo avevo più o meno la tua età. Per la precisione avevo 8 anni. Era il dicembre del 1944. Siamo arrivati davanti all'ingresso. Era molto più grande di me. E c'era una strana scritta che non dimenticherò mai. Arbeit macht frei. Che cosa significa questa frase, nonno? Il lavoro rende liberi, ma non era così. Era tutta una grande bugia. Quando siamo entrati ci hanno portato in una stanza cupa. Ci hanno fatto spogliare, obbligato ad usare i loro vestiti, che tra l'altro erano brutti e non erano nemmeno della taglia giusta. Subito dopo ci hanno condotto in una piccola stanza. Lì c'erano già moltissimi bambini e anche 2 donne. Non c'era spazio, eravamo tutti schiacciati. Le 2 donne erano le nostre maestre. Con loro imparavamo, disegnavamo, erano praticamente le nostre mamme. Passavo tutte le mie giornate insieme agli altri bambini. Loro però venivano da tanti paesi diversi e quindi non riuscivo a capirli. La nostra vita non era assolutamente facile. Non potevamo fare quello che volevamo. Dovevamo seguire gli ordini delle persone con le uniformi e mangiavamo veramente poco. Eravamo tutti tristi e stanchi, ma cercavamo sempre qualche modo per distrarci e dimenticarci della situazione che stavamo vivendo. Infatti, nonostante l'orrore di quegli anni, ci sono state anche piccole cose belle. Ricorda che si può trovare sempre un po' di luce nell'oscurità. Cosa hai trovato, Maria? È un volantino di uno spettacolo a teatro proprio nella nostra città. Ci possiamo andare, per favore? È tanto che non sento la voce della mamma e della mamma che mi cantano le canzoni. È tanto che non vedo uno spettacolo a teatro. Ti ricordi quando ogni sabato tu e la mamma mi ci portavate? Mi manca molto. Hai ragione, Maria. Manca molto anche a me. Sai, penso molto spesso a quelle sere che passavamo insieme, a quei bei momenti felici. Ma credo che questo non sia il momento. Sento ancora dei rumori provenire dall'esterno. Credo che sia più sicuro rimanere in casa. Tieni, ti ho fatto un piccolo cenno. Dai, proviamo ad accendere la radio e vediamo se c'è qualche novità. Ok. Amanti del rock and roll, preparatevi un'esperienza unica. Quest'autunno la band israeliana Orphaned Land e la band palestinese Kalas, che incarnano lo spirito del metal e l'armonia oltre ogni confine, si uniranno per un tour epico che toccherà il cuore dell'Europa, in cui sono pronti a dimostrare che la musica parla più forte di qualsiasi differenza. Non perdete l'occasione di far parte di questa celebrazione di unità e passione per il metal. Rimanete sintonizzati per scoprire le date e le città del tour. Quando ero a Teresi, disegnare mi ha aiutato tantissimo perché mi distraeva da tutto quello che mi circondava. C'erano anche molte compagnie teatrali, musicisti, artisti, poeti. L'arte in tutte le sue sfaccettature, quindi anche la musica, il teatro, la letteratura, sono modi per tenersi ben stretta la propria identità, perché è il modo che l'uomo ha per esprimersi e nessuno può togliertela. Ti permette anche di rendere più sopportabile la vita nei momenti difficili. Guarda quanto si stanno divertendo fuori. Voglio andare anch'io a giocare a calcio con gli altri bambini. Ti prego, posso andare? Sai, Maya, anche a te adesso di tanto in tanto si gioca a calcio.
aria. Direi che sarebbe meglio aspettare ancora un po' ad uscire. Ho paura che ti possa cadere qualcosa di brutto. Tra un po', non ti preoccupare, usciamo. Cosa ne pensi se adesso facciamo dell'altro? Vai. Va bene, che cosa però? Aspettami qua. Vado a vedere dove li ho messi. Eccomi qua, Maya. Guarda quello che ti ho portato. Wow, belli! Da dove arrivano questi? Questi arrivano direttamente da Teresin. Li ho fatti io quando avevo più o meno la tua età. Ammetto che ero particolarmente dotato a disegnare, dai. Ti piacciono? Sono stupendi! Eri bravissimo! Sai, Maya, devi avere sempre cura di ciò che ti dico, ma soprattutto di questi disegni. Prendi per esempio me. Io ho legato particolarmente molto con una persona quando ero al campo. Lui amava comporre poesie e io amavo disegnare. Ti va se te ne leggo una? Certo! Dove? Questa, sì. In una sera di sole, sotto l'azzurro del cielo, sotto le gemme fiorite di un robusto castagno, me ne sto seduto, nella polvere del cantiere. E un giorno come ieri, un giorno come tanti, bellissimi gli alberi fioriscono, nella loro lagnosa vecchiaia, così belli che io quasi non oso alzare gli occhi, lassù, al loro verde splendore. Un velo tessuto d'oro solare, a un tratto fa trasparire il mio corpo, mentre il cielo mi lascia un grido certo. Ne sono sicuro, mi sorride. Ogni cosa fiorisce e senza fine sorride. Vorrei volare, ma come, ma dove? Se tutto è in fiore, oggi mi dico, perché io dovrei e per questo resisto. È bellissimo, nonno. Grazie, Maya. Non l'ho più rivisto dopo Teresin. Però mi ha trasmesso una passione per comporre poesie. Questa l'ho composta io poco tempo fa. Qui su pendii di colline davanti al tramonto e alla bocca del tempo, accanto ai giardini di ombre spezzate, facciamo come fanno i prigionieri, facciamo come fanno i disoccupati, coltiviamo la speranza. Sai, Maya, devi sempre mantenere la memoria di quello che ti ho raccontato. Perché mi stai dicendo queste cose, nonno? Sai cosa sono i disegni? I disegni sono un amico che porti sempre appresso, nel bene e nel male. I disegni rappresentano quei ricordi che abbiamo che molto spesso non devono essere ripetuti, oppure quei sogni che vorremmo realizzare. Grazie ai disegni noi, io e te, potremmo rimanere sempre assieme, Maya, anche quando purtroppo non ci sarò più. Devi raccontare quello che ti sto dicendo, Maya, è importante. A tutti i tuoi amici e, perché no, anche ai tuoi futuri figli. Ma io sono troppo piccola per avere dei figli, nonno. Forse hai ragione. No, hai ragione. Però, sai, non sarai né mai troppo piccola né troppo grande per poter ricordare. Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce, perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce.